Ed ora Frick Anthony e Alessandra Mostacci. Vorrei rassicurare i più che stanno uscendo. Anch'io sarei voluto uscire dopo la performance di Benny, ma tocca rimanere. Certo che fare l'intrattenitore dopo Stefano, dico così simulando amicizia e confidenza, dopo Stefano e dopo David, è come voler fare il ciclista dopo, vediamo se azzecco stasera la metafora, dopo Fausto Coppi, Bartali, insomma è impossibile. Però questa sera proverò, oh sì sì proverò, oh sì sì proverò, proverò, oh sì sì proverò, a proporvi uno spettacolo intitolato, come già detto, Ironi Contemporanei, uno spettacolo fatto di musica contemporanea e di poesia demenziale. E vorrei anche presentarmi, convinto tuttavia che l'anonimato mi gioverebbe in questi casi, tocca presentarsi, e quindi per tutti coloro che si chiedono chi è quel ragazzo col giaccone che si sta togliendo, vorrei, come dicono gli intellettuali, contestualizzarmi. Il mio nome è Roberto, soprannome Frick. Appartengo ad un gruppo di cui non farò il nome per evitare squali da pubblicità, comunque gli Schiantos. Grazie. Buon gustai, palati fini, intenditori. Mi avevano parlato malissimo di voi, ma sbagliavano, scherzo naturalmente. E devo dire che è un gruppo che ha sempre conseguito un costante, coerente insuccesso, di cui vado particolarmente fiero ed orgoglione, ed anche un po' orgoglioso, perché avere 32 anni, noi diciamo 32 anni sulla cresta dell'onta, che slogan, beh, dicevo 32 anni sulla cresta dell'onta vuol dire avere sì una personalità forse disturbata, ma credo interessante ed originale. Gli Schiantos tentano da anni di superare la famosa condizione di gruppo di nicchia per stabilirsi definitivamente in quella di tabernacolo, e spero che prima o poi ci riusciranno. Gli Schiantos, per intenderci, sono coloro che hanno fatto dischi in vinile con le canzoni nel lato A e le scuse della casa discografica sul lato B. Gli Schiantos sono il gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne, lo sapete? Gli Schiantos grazie, anch'io vi voglio bene. E vorrei dire subito, non so se ho già detto che siete il miglior pubblico che abbia mai avuto. Io e la pianista che fra un po' vi presenterò, diciamo che insieme abbiamo fatto spettacoli in tutta Italia, isole comprese, ma bene come ci troviamo qui, non ci siamo mai trovati, lasciatemelo dire, voi di Rapallo avete una marcia in più. Una marcia in più, indubbiamente. Una marcia in più. Ebbene, gli Schiantos sono coloro che possono vantarsi di avere decine, forse centinaia, mi allargo, migliaia di tentativi di imitazione, tutti perfettamente riusciti,
meglio dell'originale, e questa è sfiga. E comunque gli schianto sono coloro, lo sapete perché nel corso degli anni la battuta che sto per fare è diventata una barzelletta da bar. Gli schianto sono coloro che hanno costretto i Pooh a cambiare nome, lo sapete, all'inizio si chiamavano semplicemente. Dopo aver ascoltato gli Schiantos, hanno preso coscienza della loro proposta creativa e si sono chiamati Pooh, che è l'effetto del precedente. Naturalmente, scherzo. Come sono costretto, grazie per la solidarietà dell'applauso, come sono costretto a fare per i miei nemiconi preferiti, di cui non farò il nome, comunque egli e le storie tese, devo pur riconoscere che i Pooh sono dei grandi professionisti che stanno facendo tantissimo per i giovani, i loro giovani, i loro figli, i famosi figli di Pooh, che hanno tutta la mia invidia. Ma venendo alla proposta artistica di stasera, io vorrei dire che il passo dal rock alla musica contemporanea può essere anche breve, corto. Nel senso che se voi conoscete, per esempio, nel mondo del rock un grande Frank Zappa, un grande ciclista, un grande sportivo americano che è cresciuto a pane e burro, e Edgar Varese, sapete che Edgar Varese, o Varese a seconda delle pronunce, era un grande compositore contemporaneo che inventò il suono organizzato. Era un genio il quale diceva: io faccio musica sperimentale, ma la sperimento a casa, quando vengo non è più sperimentale perché l'ho già sperimentata a casa, comunque sono già passato al suono organizzato. Altri, i Beatles del doppio bianco con Revolution Number 9, se l'avete presente, si sono ispirati a Karlheinz Stockhausen. Stockhausen è un pazzo assolutamente, era un vecchietto straordinario, era un genio, antesignano della musica contemporanea elettronica, in forma elettronica. Io e la Mostaciova siamo andati ad un suo seminario e lui ci ha raccontato che si divertiva, non andava più a nessun concerto, diceva: non mi interessa più niente, musica da camera, musica sinfonica, voglio solo elaborare dei suoni che mischiati assieme mi danno un ulteriore suono e da quello io parto. Noi abbiamo fatto finta di capire e lui era molto soddisfatto, devo dire, e ci ha fatto sentire una sua composizione di quasi 3 ore, alla quale noi abbiamo partecipato con entusiasmo assoluto e ne siamo usciti indenni. Devo dire che se pensate ai Pink Floyd, forse sapete che hanno lavorato con la Monte Young. Se avete visto, che era un grande compositore di area contemporanea, se avete visto recentemente alcuni serial televisivi tipo CSI sulla polizia scientifica americana, CSI Miami, CSI New York, sapete che la sigla è degli Who, di un album ricavata da un album del 71, Who's Next, chi è il prossimo, dove loro aprono con una canzone straordinaria che si intitola Bob O'Reilly. Questa canzone è dedicata a Terry Riley, che è un compositore di aria minimalista. Se avete visto i film di un altro grande ciclista anglosassone, Stanley Kubrick, sapete che lui lavorava, forse sapete che lui lavorava con Gheorghi Ligeti. Ligeti era un compositore dell'est europeo, compositore di musica contemporanea, completamente fuori di testa. Anche lui diceva di sperimentare molto. Una volta gli hanno detto: maestro, ma com'è riuscito a far partire quei 100 metronomi in una stanza, in un'unica stanza, tutti sfasati, e farli arrivare
attraverso una complicatissima formula matematica, tutti all'unisono, lui ha detto: giovanotto, non mi ci faccia pensare, non ne voglio più mezza. Questo per dire che i compositori contemporanei sono umani, a parte Luciano Berio, che è veramente molto complicato. Noi l'abbiamo fatto nei primi esperimenti, poi l'abbiamo mollato. Il maestro Berio era terribilmente complesso, però ci ha lasciato un allievo, Ludovico Einaudi, che ha trovato una sua strada. I detrattori, vocabolo di sapore vagamente rurale sul quale rifletterò prima di tornare nella mia stanzetta imbottita. Detrattori, sì, si dice detrattori. I più acerrimi detrattori sostengono che abbia trovato un easy listening, una strada facile alla musica contemporanea. Noi pensiamo invece che sia stato un compositore con un certo gusto, anche perché il maestro ci ha permesso di usare tutti i suoi brani e quindi ne parliamo bene. Detto questo, vorrei presentarmi la persona responsabile del mio avviamento all'esperimento contemporaneo. Si tratta di una musicista autentica, una concertista diplomata e diciamo specializzata presso la grande scuola pianistica russa, in onore della quale ha voluto lo pseudonimo, il soprannome di Aleksandra Mostachova e o Mostachova. Bene, allora, per darvi subito un assaggio di questo esperimento dal titolo Ironi Contemporaneo, vorrei cominciare col dirvi che, come fanno gli Schiantos o tentano di fare, questo spettacolo, questa performance, questo progetto tenta certamente di comprendere due livelli. Il livello scatologico, voi sapete che cos'è la scatologia, deriva da scatolo, che è il nome della molecola responsabile del cattivo odore delle feci, quindi livello basso, escrementizio, livello gergale, ma basta una E, pensate, l'idioma. E quanti idiomi, ecco, l'idioma italico ci viene in aiuto, basta una E davanti a scatologia e abbiamo la escatologia. L'escatologia è la filosofia dei massimi sistemi, il sesso degli angeli praticamente, e cioè la poetica, la filosofia che si occupa dell'uomo e del suo destino ultimo, una filosofia assolutamente esistenziale. Ebbene, tentando certamente di far combaciare, far incontrare questi due livelli, noi partiamo proprio con una composizione del grande Ligeti, parlando della persona più bistrattata, più offesa, più vilipesa della storia della cultura occidentale, Giuda l'Iscariota. Giuda l'Iscariota, lo sapete, ci sono diverse scuole di pensiero storico le quali mettono in dubbio che abbia tradito Gesù Cristo per 30 danari. Prima perché era ricco, comunque benestante, poi era colto, era l'unico degli apostoli che avesse una cultura, gli altri, con tutto il rispetto, erano uomini di fatica, lavoratori, pescatori, persone che non avevano avuto il tempo per approfondire, per farsi una cultura. Pare che Giuda l'Iscariota fosse un patriota che, malinterpretando le parole del Cristo, e questo è possibile visto i risultati delle parabole, che nessuno degli apostoli capiva, malinterpretando le parole del Cristo, voleva forzare Gesù a far intervenire l'esercito del Padre, le legioni del cielo, per cacciare i romani dalla Palestina. Pare fosse un patriota. Comunque sia, noi abbiamo alcune parole da spendere per questo personaggio e l'intuizione è di un poeta torinese metropolitano, Guido Catalano, e sulla stessa abbiamo lavorato insieme. Musica di Gheorghi Ligeti, Giuda l'Iscariota.
tutta la sacra saga. Di tutta la sacra saga, Giuda l'Iscariota è il mio personaggio preferito. Giuda ha fatto la più grande puttanata della storia dell'uomo. Sì. Mangiare la mela, stiamo parlando di quell'altro cretino, è stata grande vaccata. Ma almeno lì o là, a seconda dei punti di vista, c'erano una donna nuda e un serpente stronzo. Ma Cristo Santo, Giuda Iscariota, 30 danari che manco te li sei potuti godere. Che manco te li sei potuti godere. Tuttavia, il problema è più complesso, il problema è più profondo e andrebbe discusso. Giuda non aveva scelta, Giuda è stato scelto da qualcuno molto in alto. E se un giorno potrò mai viaggiare nel tempo, mi farò un viaggetto a ritroso all'indietro di 2000 anni o qualcosina di meno e glielo andrò a dire. Giuda, gli dirò: Giuda, per l'amor di Dio, quando stasera ti invitano a cena, di che non puoi assolutamente. Inventati qualcosa, che so, sparisci, vai a puttane, ma non andare a quella cena. E si fottano tutti i paradossi temporali. Avessi la macchina del tempo, glielo andrei a dire a Giuda l'Iscariota. Agli 88 tasti, Alexandra Mostaciova. Naturalmente, come tutti voi sapete, la musica contemporanea è la forma più avanzata di sperimentazione musicale in atto. Diceva John Cage che dopo la sperimentazione contemporanea non rimane che il silenzio. E infatti, lo sapete, poi scrisse 4 primi e 33 secondi. Io questa sera vorrei provare a parlare di un grande sperimentatore in ambito figurativo. Era un pittore milanese ma geniale, si chiamava, spero che ci sia tra voi qualcuno da Milano e che si offenda, la battuta era fatta apposta, e che si metteva in gioco e che in 6 anni si metteva in gioco con la sua arte, che in 6 anni fece tutto. Morì per un problema di cirrosi epatica, ma gli bastarono questi pochi anni per dare il meglio di sé. Piero Manzoni sostenne nel 61, anticipando tutta la pop art americana, Andy Warhol e compagnia, che un artista anche mediocre, nel caso di artista figurativo, se ha alle spalle un buon gallerista o comunque un artista in generale, un buon manager, può vendere tutto quello che fa e anche i propri escrementi e anche lo schifo, la merda. Detto fatto, disse di aver inscatolato i propri escrementi e costruì una scatoletta con sopra una fascetta dove erano stampati in diverse lingue europee merda d'artista. Noi vorremmo dedicare a quest'uomo che ammiriamo parecchio un'intuizione musicale. Si intitola Merda d'artista, pensando a Piero Manzoni, 1933-1963. Per Piero, Merda d'artista.
Senti quanto puzza la merda d'artista, si vende una bellezza questa cacca che spiazza. La merda ha un odore, oggi l'arte nemmeno quello. La merda ha un'essenza, una sua consistenza. L'arte è ingenerosa, la cacca è coraggiosa, perché si offre sempre, mentre l'arte si vende al miglior offerente. Dunque la merda è meglio dell'arte, i critici si facciano da parte. La merda è molto meglio dell'arte, tutti i critici si facciano da parte. La merda è solida, l'arte è metaforica, persa tra le nuvole in pose troppo estetiche, un filo esotiche. Senti quanto puzza la merda d'artista, si vende una bellezza questa cacca che spiazza. La cacca è sempre utile, l'arte del tutto futile, una truffa, un inganno, l'arte è sempre in affanno. Lo sterco si basta, l'arte cerca conquista, la cacca se ne frega, l'arte si preoccupa, la merda è pura natura, l'arte del tutto insicura in quanto cultura, lo sterco mai si vanta, l'arte è supponenza, non concede beneficenza se non per mera convenienza. Dunque la merda è sana, l'arte è perversa, l'arte è solo un sogno, la cacca un bisogno. L'arte è solo un sogno, la cacca un bisogno. Proprio così, la cacca è un bisogno. Senti quanto puzza la merda d'artista, si vende una bellezza questa cacca che spiazza. Senti quanto puzza la merda d'artista, si vende una bellezza questa cacca che spiazza. Al pianoforte Aleksandra Mostaciova.